Libera Luna Onlus è un'associazione a carattere regionale che dalla fondazione, sono trascorsi ormai 5 anni, si batte per tutelare donne e minori vittime di violenza. Un'esperienza di autodifesa fisica e relazionale è uno dei tanti progetti messi in campo da quel sodalizio. Conclusosi recentemente, tale percorso di autodifesa, curato gratuitamente dal maestro di arti marziali Antonio Fornaro, ha offerto lo spunto per un bilancio e i dovuti approfondimenti circa l'attività portata avanti dalla Onlus. Da sottolineare inoltre che al corso hanno aderito molte donne assistite dalla citata associazione, spinte dalla opportunità di arricchire il difficile percorso di affiancamento che stanno portando avanti. Tra gli intervenuti Valeria Moffa, la direttrice della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso, ha rimarcato il ruolo delle forze dell'ordine nell'ottica della prevenzione e dell'aiuto alle vittime di violenza. Un obiettivo questo perseguibile solo grazie alla creazione di una rete di soggetti impegnati, ciascuno secondo il proprio ruolo. Noi ci ritroviamo qui a sostenere una rete che possa in qualche modo essere di sostegno e di garanzia per tutte le persone, prevalentemente ovviamente appartenenti al sesso femminile, che abbiano delle difficoltà. Le difficoltà si possono ovviamente superare con una condivisione di intenti che non può escludere nessuna organizzazione, nessuna istituzione. Quindi è fondamentale che ci sia una rete, che ci sia un insieme di persone che rappresentano associazioni, istituzioni, scuole, e che siano vicine alle persone che si sentano in difficoltà e che abbiano la necessità di poter esprimere il loro disagio, perché molto spesso il disagio è tenuto dentro e quindi questo inevitabilmente determina poi delle difficoltà di relazione.